C'era una cosa nella quale il tuo angelo custode si inchina dinanzi a te. Quando, raggiunto dalla scienza della croce, soffri per amor mio, ricordati. E poi sappi che il momento nel quale egli, più di ogni altro momento, esulta è quando ti rivolgi a Maria. Tu ce l'hai per madre, egli ce l'ha per regina. Quando chiami Maria, quando preghi Maria, quando invochi la Santa Vergine, il tuo angelo custode danza di gioia. Soprattutto quando ti consacri con fiducia a lei, allora l'angelo custode tripudia incanti straordinariamente solenni. Gli angeli amano Maria, ma rispettano, consapevoli di un grado superiore, gli uomini di fede che si rivolgono a lei. Quante volte, senza che tu possa saperne esattamente il numero, nei momenti difficili della tua vita, egli è corso ai piedi del trono della Vergine e con le ali piegate in ginocchio ha implorato: oh gloriosa nostra regina, vengo a chiedervi grazia per il mio assistito. Guardate, Santa Vergine, come afflitto ha bisogno di voi. Datemi, vi prego, datemi anche una sola goccia di consolazione, perché io la porti ed egli si rinfranca. Dispensatore delle consolazioni celesti, dispensatore delle luci divine, custode contro Satana, non ne hai abbastanza per amarlo, per venerarlo? Ogni sera, prima di andare a letto, rivolgiti a lui perché ti protegga nel sonno notturno, e sovente è il tempo in cui Satana vuole maggiormente far del male. Se tu potessi avere quella devozione all'angelo custode che ebbe il sacerdote santo di Spagna, che ha incantato la chiesa del mondo intero, José Maria, egli ha nutrito una grandissima devozione al suo angelo custode e l'ha inculcata ai sacerdoti dell'ordine e a tutti i suoi figli spirituali sparsi nel mondo. Mi è cara l'anima sacerdotale di José Maria. Mi è cara perché egli, in tempi di grande crisi, di tempesta nella chiesa, è rimasto tenacemente al suo posto. Pensa, non usava l'orologio, chiedeva al suo angelo custode, e il rapporto che egli ha avuto è stato infallibile. Impara da lui. Impara anche tu a inculcare nelle anime
la devozione, la fiducia verso l'angelo custode. E così è il tempo questo in cui potrete tutti riscoprire gli angeli che il Padre mio vi ha dato, perché possiate camminare nella via del Signore protetti.